Castagnos dà una mano ai ragazzi di Bernazzani che si sbarazzano dei veneti con un poker. La primavera nerazzurra batte anche i biancorossi grazie a un grande Livaia. Le due vittorie portano il primato in classifica. Ora due match point per staccare il biglietto per le finali. Con il Padova l'Inter torna alla vittoria, finisce 4-0. Si prosegue per la norma del vantaggio, allora Romano prova il break con la percussione, palla al piede, ancora Romano e il gol di Andrea Romano e l'Inter va in vantaggio al primo assalto, al quarto minuto. Andrea Romano segna il suo secondo centro in questo campionato, l'abbraccio dei compagni sblocca subito la partita l'Inter con la grande azione di Andrea Romano che se ne va in percussione palla al piede, vede lo spiraglio, prende la mira e batte imparabilmente Ruffato. 1-0 per l'Inter che comincia con il piede giusto questa partita. Parte Lorenzo sul tocco di Livaia, sul primo palo la colpo di testa da parte di Mbaye, la palla che termina sul fondo. La palla lunga per Castagnos che ci mette un po' di fisico. Castagnos! 2-0 Inter! Il centro di Luca Castagnos, impressionante il suo allungo e trova il secondo gol da quando è stato prestato alla primavera, aveva segnato qui anche contro il Cesena. Guardate Castagnos che dà almeno 5 metri sullo scatto al malcapitato Gervainis. 12esimo, serviva il secondo gol, l'ha trovato l'Inter grazie a Luc Castagnos. Diakité che aspetta il movimento di Ghessan, poi cambia piede, prova col mancino, la conclusione di Diakité che termina sul fondo. Buona tecnica per il classe 93, la palla per Forte in area di rigore, uno contro uno, doppio passo, serie di finte, Forte a giro, la palla che termina sul fondo. Attenzione a Duncan che mette un gran pallone per Romano che la dà a Pecorini. Memoria, che bella azione, Pecorini sul primo palo, Castagnos, palla che termina in corner. Applausi del pubblico del Giacinto Facchetti. Crisetic un po' disunito il Padova, ne approfitta Lorenzo con un gran lancio per Castagnos che controlla in area il cucchiaio di Castagnos, la traversa piena non è finita e poi Ruffato, il pallonetto di Luca Castagnos che cerca il gol d'autore. Il tocco per Romano, si ferma il numero 7, va in uno contro uno, due avversari su di lui, li fa fuori entrambi, ancora Romano, fa passare il pallone per Duncan che ci prova. Duncan, la fucilata del numero 6, termina sul fondo, il pallone è proprio per Candido che lo dà intelligentemente a Romano in area di rigore. Romano alza la testa, Romano, Romano, la palla che termina sul fondo, ma c'è stata deviazione, calcio d'angolo con un aggancio del numero 2 che poi può andare al traversone, lo effettua, la palla che resta viva, Livaia, il 3-0, il primo gol di Marco Livaia in questa stagione, il gol del croato subito in apertura di ripresa al secondo minuto. Marco Livaia, l'avevamo detto, può essere la partita giusta per il croato che si sblocca finalmente riuscendo a deviare bene questo pallone. Inter che trova il 3-0. Va Candido, va a calciare sul primo palo, la palla che resta viva e poi finisce dentro, il quarto gol dell'Inter con, dovrebbe essere, Francesco Forte. 4-0 per l'Inter, un'azione tutta da rivedere. Vediamo cosa succede. Il colpo di testa e poi il pallone toccato proprio da Forte che finisce in rete al di là della linea quando Ruffato lo smanaccia fuori. Indietro per Chisela, rischia qualcosa Lorenzo e allora Diakité in area di rigore, doppio dribbling, Diakité può calciare col mancino e Di Gennaro va a guadagnarsi la pagnotta andando a parare con il piede la prima occasione da gol per il Padova col mancino di Diakité. Attenzione Livaia, può andare a calciare, Livaia ci prova, la deviazione e la palla che termina quasi nel 7 perché c'è la deviazione di Ruffato. Attenzione Livaia che qui va in uno contro uno, Livaia, la conclusione e la respinta con i pugni di Ruffato. Si parte con Candido che cerca la conclusione in porta, era una grande idea questa, colpito di collo pieno, la palla gli è scesa troppo presto. Ancora Giannetti e Terrani invece che riceve il pallone in area da Romano e poi Livaia e la palla che termina sul fondo e finisce qui 4-0 in favore di un Inter che ci è molto piaciuta. Dopo il match Eugenio Giannetti ci racconta il suo momento. Ho provato a dare il mio contributo, data la mia esperienza con questa squadra, l'aspettavo da tanto, era una partita importante e ho cercato di mettermi in mostra, comunque dare, lanciare un segnale anche all'allenatore. Non ti abbiamo mai intervistato fin qui, allora ti chiedevo un po' come ti stai trovando, che tipo di squadra insomma
trovato qui all'Inter e quanto tra l'altro ti è piaciuto, vi è piaciuto, vi è servito vincere la Next Gen Series in quello stesso stadio dove avevate esordito in una maniera così strana? No, quest'anno ho avuto il piacere di provare tante esperienze bellissime come la Next Generation. Ho avuto la fortuna di vincerla e è stata un'emozione importantissima. Con i compagni ho legato subito, è tutto così bello qui in grande società. La cosa che impressiona vedendovi un po' dal di fuori è che questa squadra ha un gruppo abbastanza definito, diciamo, di giocatori titolari, però ci sono dei calciatori, siete in tanti, che quando entrano magari fanno 4, 5, 6 partite in panchina, poi entrano anche per uno spezzone e danno subito il loro contributo. È decisivo, sembra essere, anche l'armonia che avete fuori dal campo. Sicuramente c'è un bel gruppo, bella sintonia, ci sono dei pilastri, comunque giocatori importanti in questa squadra, però contributo lo danno dal primo all'ultimo giocatore perché si è creata comunque una sintonia, un legame tra di noi importantissimo, il gruppo è unito abbastanza. Andrea Stramaccioni, vi conoscevate già, com'è andata, insomma, che tipo di allenatore è? Raccontacelo un po'. Un allenatore molto serio, preparatissimo, infatti gli faccio tanti complimenti per la sua promozione, sono contentissimo per lui perché davvero penso che farà una grande carriera, da delle sue doti, un allenatore bravissimo davvero. Con il Padova si è sbloccato Marco Livaia. Questo è molto importante per me, questo mio primo gol, questo campionato. È sicuro uno grande prestava a tutti i ragazzi che gioca oggi contro Padova. E vediamo adesso contro sabato contro Vicenza, anche vinto, andiamo in finale. Ti abbiamo visto in questo periodo, hai giocato prima a sinistra, poi qualche volta a destra. Oggi ti abbiamo visto, hai finito la partita da centravanti, è andata bene, no? Tu puoi giocare in diversi ruoli. No, per me è uguale dove mister ha detto io andare. Prima io Croazia gioca sempre prima attaccante, adesso qua arrivo Italia, gioca a sinistra, destro, cambio. È uguale, tutto. Sabato sei stato convocato con la prima squadra, sei allenato con loro, com'è vedere così tanti campioni da vicino in allenamento? Sì, questo per me è molto importante, è tutta la mia famiglia, è tutto. Adesso solo lavoro e vediamo dopo. Qual è quello che ti ha impressionato di più da vicino? Milito? Per me tutti grandi giocatori, grandi persone. L'Inter soffre, ma batte anche il Vicenza. Il calcio d'angolo battuto corto con Krizetic che mette il pallone sul secondo palo, palla che resta viva, allontana la difesa della Vicenza in qualche modo. Attenzione allo schema su calcio piazzato, c'è Krizetic, ci sono 5 uomini all'altezza dell'area piccola che si disperdono, il pallone dentro, palla che resta viva, allontanata in qualche modo da Cavallari. La palla è toccata da Livaia che sbaglia il passaggio di ritorno, allora va in contropiede il Vicenza, attenzione perché è 3 contro 2, ritorna indietro Romano, il pallone in area di rigore, la conclusione e il salvataggio da parte di Chisela. Parte Krizetic, il pallone all'altezza del secondo palo, Vambaglia di testa e la parata da parte di Cavallari. Inter che marca uomo, però nessuno prende in consegna il numero 4, se ne accorge Livaia che lo va a prendere. Il tocco corto però su corner per il Vicenza col pallone in area di rigore, Sala rischia qualcosa e poi riesce in due tempi, facciamo un tempo e mezzo, a arrivare sul pallone. Attenzione perché c'è spazio sulla sinistra per Samuele Longo che entra in area di rigore, Longo prende la mira, Longo è solo, Longo! La palla sul fondo è l'occasionissima in favore dell'Inter. Duncan, spazi intasati in avanti, c'è il taglio di Longo, lo vede, lo serve Duncan in area di rigore, attenzione al pallone per Longo e la parata da parte di Cavallari, grandissima azione per l'Inter con Samuele Longo che sta cominciando a prendere confidenza. La palla dentro per Longo che tenta l'aggancio di prima intenzione, poi rischia tantissimo il Vicenza, la palla che sbatte su Longo, Longo che tenta col destro e la palla che termina ancora sul fondo, un rimpallo, una carambola, la terza occasione comunque in 4 minuti per Samuele Longo. Sandrini che prova all'altezza della tre quarti di proporsi il taglio dentro, la conclusione e il Vicenza vicinissimo a sua volta al vantaggio con Postorino, va al Borno dalla sinistra, al Borno la mette in mezzo, il tiro cross, palla che resta viva, Livaia va giù e qui c'è
non c'è niente, dice il direttore di gara. Incredibile, non ha segnato questo penalty, piuttosto evidente, almeno a vederlo a velocità reale. Palla che è ancora in gioco e va a terminare sul fondo. Van Baye è aggressiva adesso, l'Inter arrabbiata per il mancato penalty. Baye fa tutto da solo, va giù e questa volta non può non fischiare. Il fischio del direttore di gara, parte lungo, palo! Palla che resta viva e poi allontana la difesa del Vicenza, un po' di sfortuna anche per l'Inter col palo clamoroso. Parte Lorenzo sul primo palo, è la palla che resta viva, c'è il gol con l'Inter in vantaggio. Cerchiamo di capire l'attribuzione perché abbiamo visto esultare forte, esulta anche Livaia. Vediamo chi ha segnato. Qui andiamo a rivedere, palla che rimbalza e il tocco è di Livaia, credo. È di Marco Livaia il gol. È di Marco Livaia che quindi trova il suo secondo gol consecutivo. Marco Livaia, e sblocca la partita l'Inter. C'è in area di rigore lungo, Romano fa tutto da solo, Romano la conclusione con il mancino, non è il suo piede, la parata a terra di Cavallari. Terrani, la palla sul destro, fa fuori un avversario, il pallone dentro, l'aggancio di Romano, Romano prende la mira, Romano la paratissima da parte di Cavallari. Attenzione però al calcio piazzato della Vicenza, tutta l'Inter in area di rigore, tranne Terrani, è postato appena fuori, il pallone calciato sul secondo palo, il colpo di testa e la paratissima di Sala che salva il risultato mettendo il pallone in calcio d'angolo sul colpo di testa di Pavan. Il grande intervento da parte di Andrea Sala che salva il risultato. Andiamo a rivedere, va con entrambe le mani Sala e smanaccia un pallone importantissimo. L'arbitro dice che basta così, 1-0, una vittoria fondamentale per l'Inter di Daniele Bernazzani. Il gol decisivo di Marco Livaia al terzo minuto del secondo tempo. L'Inter ottiene 3 punti importantissimi. Anche questa puntata è finita, ci salutiamo, l'appuntamento con Interboia per la settimana prossima. Arrivederci a tutti e come sempre, forza grandissima Inter.